Il 22 gennaio 2022 è stata inaugurata la mostra Donne nell'arte, da Tiziano a Boldini, una mostra che indaga sul soggetto femminile nell'arte dal Rinascimento alla Belle Époque, con dame eleganti, madri affettuose, eroine mitologiche, seducenti modelle e instancabili popolane. A Brescia, nelle sale di Palazzo Martinengo, fino al 12 giugno 2022. La mostra Dame nell'arte, da Tiziano a Boldini, che documenta quanto la rappresentazione dell'universo femminile abbia giocato un ruolo determinante nella storia dell'arte italiana lungo un periodo di 4 secoli, dagli albori del Rinascimento al Barocco, fino alla Belle Époque. Riprende il proprio cammino dopo lo stop imposto dalla diffusione della pandemia. 90 capolavori di artisti quali Tiziano, Guercino, Pitocchetto, Appiani, Hayez, Corcos, San Domeneghi e Boldini, che con le loro opere hanno saputo rappresentare la personalità, la raffinatezza, il carattere, la sensualità e le più sottili sfumature dell'emisfero femminile, ponendo particolare attenzione alla moda, alle acconciature e agli accessori tipici di ogni epoca e contesto geografico. Donne nell'arte, da Tiziano a Boldini, è curata da Davide Dotti e organizzata dall'Associazione Amici di Palazzo Martinengo, col patrocinio della provincia di Brescia, del Comune di Brescia e della Fondazione Provincia di Brescia Eventi, in partnership con Fondazione Marcegaglia Onlus. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Marcegaglia Onlus è possibile approfondire tramite appositi pannelli di sala alcune tematiche di grande attualità sociale e mediatica, quali le disparità tra uomini e donne, il lavoro femminile, le violenze domestiche, l'emarginazione sociale e le nuove povertà. Ringraziandovi per la visione e l'ascolto di questo video, invito anche ad iscriversi al canale YouTube Il Cappello di Irma, attivando la campanellina qua sotto il video per poter ricevere così le notifiche dei prossimi contenuti e dei prossimi video che pubblicherò. Inoltre, perché è gratuito come il canale, invito anche a visitare il nostro sito www.ilcappellodiirma.it. Grazie ancora e arrivederci al prossimo video.